abbiamo cercato di lavorare con i due piccoletti là davanti per dare più velocità là davanti, perché loro soffrivano la velocità delle palle, le filtranti. Poi dopo comunque la partita, come ho sempre detto, va gestita nei 100 minuti, e quindi nei 100 minuti avevamo dei cambi da poter poi dopo portare a casa la partita. Però a me quello che fa piacere veramente, che i ragazzi anche oggi penso che abbiano fatto una partita di tutto rispetto. Io ne parlavo col presidente l'altra volta, sotto la mia gestione sicuramente sono stati fatti degli errori, è fuori discussione che un allenatore che opera fa degli errori, l'importante è poi dopo saper crescere e lavorare su degli errori per poi portare a termine un obiettivo che era il nostro obiettivo principale, era la salvezza. Poi è un peccato perché, ripeto, come ho detto io, degli errori sono stati fatti, l'importante è andare avanti. È naturale che quando sono entrato io, entravo da un esonero di una vittoria di un allenatore, non era semplice anche per la piazza, anche per voi addetti ai lavori. Nel mercato di dicembre sono stati cambiati 14-15 giocatori, sono arrivati dei giocatori che nella loro gestione giocavano poco nelle proprie squadre, ecco perché magari hai trovato dei giocatori e abbiamo notevolmente abbassato l'età media, che noi siamo la squadra più giovane del campionato, abbiamo un'età media di 20 anni e dovevi lavorare sotto un discorso, sotto 22 però abbiamo qualche giocatore che è ancora in rosa. Però dicevo, dovevi lavorare con una squadra totalmente nuova e quindi lavorare sotto l'aspetto psicologico, ma soprattutto fisico, che trovi dei giocatori che non giocavano. I ragazzi, grazie al direttore, che è una persona che veramente ha dato tanto, e la scelta dei giocatori è stata fondamentale, perché sono arrivati giocatori funzionali a quelli che erano il mio lavoro e si sono subito messi a disposizione. E quello che io voglio fare, un plauso ai ragazzi, perché sicuramente all'inizio non erano visti tutti adatti a questa tipologia di maglia, invece loro con molta umiltà, con tanto sacrificio hanno dato sempre il massimo, e spero che magari quando siamo andati negli altri stati, la cosa più importante è che abbiamo dato la dignità di una città importante come Chieti, che abbiano sudato sempre la maglia. Chieti è una piazza importantissima di tifosi davvero, io ho fatto qualche piazza un pochettino anche particolare, ma queste veramente hanno fame e sono competenti e capiscono tante dinamiche, quindi noi dobbiamo fare sempre il massimo per poterli soddisfare. Ci hanno sempre seguiti in ogni campo. Io la prima partita a Trastevere, io avevo firmato il venerdì, mi ricordo ci fu una contestazione, io andai sotto la curva e dissi ai tifosi, sì, quelli che possiamo essere anche la squadra più scarsa di questo campionato, ma la cosa più importante è che i ragazzi suderanno sempre la maglia, e spero che questo sia stato apprezzato. E tra l'altro, mister, uno dei singoli è stato, facciamo, Mancini, che si è sempre sacrificato molto. E questo è stato il gol proprio della liberazione. Simone ha dato tanto da quinto, ma con lo stesso Barbetto, ma penso che tutti i ragazzi sono messi a disposizione di un progetto importante. Avere la maglia del Chieti addosso è responsabile, c'è responsabilità, e i ragazzi, penso, come lo stiamo dicendo, hanno come sempre onorato. Io quello che ho detto sempre a mia squadra, io sono orgoglioso di allenarvi, perché ogni domenica hanno sempre onorato quella che è stata la scelta del mio direttore, perché ribadisco, le scelte di calciatori le ha fatto il mio direttore, e il direttore è stato bravo ad individuare i calciatori funzionali al progetto Chieti Calcio. Io da allenatore, come ho detto prima, sicuramente ho fatto diversi errori, ma spero di aver dato almeno un po' di soddisfazione. Io sono molto ambizioso e insieme alla proprietà sicuramente ci sono programmi importanti, e spero con tutto il cuore che ci sia, i matrimoni si vanno sempre in due, è giusto che sia così, però adesso godiamoci questa salvezza che magari in tanti non si aspicavano sicuramente. Sono stati fatti tanti sacrifici, tanti sforzi in primis dalla società, che mi sento di ringraziare, dal presidente, ai direttori sportivi, a tutto lo staff tecnico, il mister e tutti quanti, perché penso che ogni singolo giorno abbiamo lavorato, ce l'abbiamo messa tutta, e alla fine, come giusto che sia, tutti i sacrifici vengono ricompensati. Sicuramente è stata un'emozione bellissima, perché era una partita importante che sentivamo tutti e volevamo fare qualcosa di importante. La società ci ha chiesto di metterci tutto, il cuore, gambe, anima, e penso che siamo scesi in campo, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto potrebbe essere l'ultima, quindi mettiamocela tutta e andiamo a vincere questa partita. Poi farlo con un gol è
sicuramente ancora più bello, però sono contento soprattutto che il gol sia servito alla vittoria, quindi ancora più importante. Hanno fatto i complimenti al lavoro svolto in primis dal presidente, dagli sforzi fatti, hanno fatto i complimenti ai direttori e all'allenatore anche e soprattutto. E poi niente, noi eravamo in lacrime perché è stata una gioia bellissima vederli tutti quanti così felici, perché è stato il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissati e volevamo tanto a tutti i costi. E poi quando ce la metti tutta è sempre più bello portarla a termine, insomma, con 2 giornate in anticipo. Dopo il gol siamo andati un po' in bambola, la squadra purtroppo ha perso le distanze, ha cominciato a interpretare male la gara, purtroppo pecchiamo sempre negli ultimi metri, c'è da dire questo, perché la squadra fino alla tre quarti gioca bene, riesce sempre ad uscire dal pressing degli avversari, poi arriviamo alla tre quarti e ci spegniamo. Purtroppo la situazione è questa, oggi siamo stati castigati a ogni situazione, a differenza di altre volte dove magari concedevi qualcosina e magari eravamo un po' più fortunati. Oggi su 3 palle gol ci hanno castigato ogni volta. Noi purtroppo anche quando arriviamo a metro dalla porta la mettiamo fuori. C'è stato un episodio clamoroso nel secondo tempo, una doppia occasione sull'1-0, se fai gol lì poi dopo può cambiare tutto. La situazione è questa, lo sappiamo, abbiamo dei limiti, io dopo questa prestazione voglio chiedere scusa ai nostri tifosi perché non meritano queste prestazioni, siamo stati vergognosi, io mi metto sempre davanti a tutti, quindi mi assumo le responsabilità, però anche ora che qualcun altro inizi un po' ad assumersele.